Eccoci qua, brava gente, eccoci qua, solo un attimo. Come va? Ci siamo? Ci siamo? Avanti, forti, forti. Eccoci qua, brava gente, eccoci qua, buonasera, buonasera, brava gente, in questo giorno che è dedicato a San Cosme e San Damiano, in questo giorno che sono 25 anni, pensate, dal terremoto di Assisi, dal terremoto, scusate il ritardo, ma sono arrivato adesso, ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, come si dice. E andiamo subito al Vangelo di domani, brava gente. San Vincenzo De Paoli, domani 27. San Vincenzo De Paoli, se non sbaglio, è il è un uomo di grande carità, un uomo di grande carità, che fa venire in mente quella frase che spesso amo citare: Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci spinge. Ma ascoltiamo la nostra bussola, brava gente. Come state voi? Come state? Tutto a posto? Sì? Avanti, avanti. Mentre stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Brava gente, è un episodio della vita di Gesù che ci dice diverse cose. Ci dice la ferma decisione, la ferma decisione. Noi quando prendiamo le decisioni le prendiamo un po' annacquate, no? Cioè, ma una ferma decisione, cioè prendo una decisione e mantenerla e andare avanti, e andare avanti. Volli, sempre volli, ci ricorda un antico passo del mondo latino, un antico versetto del mondo latino, cioè lo voglio, fermissimamente lo voglio, non solo il mondo latino, ma anche un autore quasi contemporaneo, poi vediamo se indovinate chi è, no? Ma penso che volli, sempre volli, fermissimamente volli, cioè lo voglio fermissimamente, lo voglio caparbiamente, lo desidero. Ecco, la ferma decisione di Gesù, la ferma decisione di Gesù. Oggi ci si innamora, poi ci si scoccia, non si piglia una decisione anche di fare un progetto di vita. Ma andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti. E poi un altro spunto che vorrei condividere con voi è quello di non essere aggressivi. Non essere aggressivi, brava gente. Oggi c'è molta aggressività e qui c'è un atteggiamento di aggressività da parte dei discepoli. Stanno con il Signore, stanno camminando. Il Signore è, diciamo, il testimone, colui che dà l'esempio, che va avanti, che guida gli altri. Noi abbiamo bisogno anche noi di essere testimoni o di guardare un testimone, se vogliamo che la vita vada avanti, brava gente. E poi ci sono degli atteggiamenti lungo questo cammino che dobbiamo vivere, che siamo chiamati a vivere. E Gesù cosa fa qui? E Gesù cosa fa qui?
i discepoli dicevano, quelli là, gli buttiamo un fuoco, li consumiamo, li inceneriamo, li togliamo da mezzo. Gesù invece cosa fa? Una cosa bellissima. No, no, l'aggressività no. Cioè, i cristiani non sono uomini aggressivi, non sono uomini aggressivi. E qui ho messo un passo che io reputo tra quelli più interessanti della mia vita, brava gente. Quello che mi hanno fatto capire tante cose. Vedi, sono dei passi che ti fanno capire e ti rimangono sempre impressi. E beh, questo era un passo di quelli. È tratto da un testo, il Vangelo di Marco, è un teologo che ha vissuto delle vicissitudini molto forti, è stato scomunicato, poi richiamato, Eugene Drevermann. Non andò a leggere perché è un mattone così, non andò a prendere che solo chi è veramente, proprio ha voglia di essere uomo dei libri, allora sì, ma se no non vi preoccupate. Dice così: vuoi annunciare alla gente la vicinanza di Dio e predicarle il perdono e l'amore? Non è per caso che vorrai soddisfare in realtà il tuo personale desiderio di amore nei tuoi ascoltatori e ambisci ottenere il loro favore, la loro approvazione? Primo grande punto. Se predichi amore, perché? Chiedercelo. Poi pretendi di denunciare pubblicamente ingiustizia, ipocrisia, fariseismo e presunzione, no? Quelle persone che dicono va denunciato, va messo dentro, io le cose le dico sempre, io parlo in faccia, no? Ma che ne diresti se in realtà tu volessi solo sfogare la tua aggressività primitiva? E non sarebbe possibile che dietro le intenzioni pur nobili ci sia al contempo un impulso brutale e bestiale? Interessante, brava gente. Terzo punto. Dove sta? Eccolo qui. Che non sappiamo provare amore senza il segreto desiderio di possesso, appropriazione e sadico annientamento. Che non riusciamo a provare entusiasmo e stima senza essere capaci contemporaneamente di disprezzare e di calpestare gli altri? Che ne pensi se dietro tutto questo c'è la tua soddisfazione narcisistica? Sono tre punti molto importanti, brava gente. Chi ha il testo, buongiorno brava gente, lo trova a pagina 412. Andiamo avanti, forti, vado ai saluti che mi sta una sfatica qua, brava gente, qua tocca lavorare sempre, avanti, avanti, ci pare a chi è che non tocca lavorare, vero? Bene, vado ai saluti, vi ricordo la mia mail, enzo@buongiornobravagente.it, enzo@buongiornobravagente.it, e poi se mi dimentico qualcosa ricordatemelo, brava gente, Vediamo se c'è qui, eccolo qui, avanti, vediamo se riesco ad aprire, spero di sì, vediamo un po', ci siamo riusciti, che ne dite, ecco qua, no, mannaggia, devo prendere i saluti, brava gente, che ne dite, ci riesco? brava gente, devo fare i saluti, vediamo un po' se riusciamo, 333, solo un attimo, brava gente, che ne dite voi? Riusciranno i nostri eroi a prendere i saluti? Riusciranno? No, non ci riusciamo. Avanti, che devo fare? Che devo fare, brava gente? Eccoci qua. Vediamo un po', non capisco perché non mi apre. Capita, no? Anche nelle migliori famiglie, capita anche nelle migliori. Vi ricordo una cosa importantissima, il 2 ottobre tutti a Piazza San Pietro, il 3 pomeriggio ci vediamo, ecco la dico invece, alla Chiesa della Consolazione per la lezione su San Francesco, così ci prepariamo alla festa di San Francesco, il 3 pomeriggio alle 16,
il 3 pomeriggio alle 16, va bene? Così non si fa tardi. E poi invece il 2 sera, chi c'è? Un momento molto bello, molto forte, Piazza San Pietro, vedremo la vita di San Pietro alle 20, alle 20 a Piazza San Pietro alle 2, il 2 ottobre, ok? Io adesso devo fare un momento di saluti, ma non riesco a vedere l'email. Vediamo se ci riesco. Brava gente, riusciranno. Solo un attimo. Facciamo così. Ecco qua, sperando che non si scarichi il cellulare. Perdonatemi, stasera, ma avevo il cellulare scarico e quindi mi son messo là vicino. Arrivo, 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 arrivo. Mi hanno chiamato. Eccoci qui. Vediamo se ci riusciamo. Non spendo tutto qua. Ah, signori, mi sa che i saluti. Vediamo un po' se ci riusciamo, che sono stato fuori. Mi perdonate, sì, brava gente. So che mi perdonate, so che mi perdonate. Eccoci qui, vediamo. Ci riusciranno i nostri eroi. Eccolo qua, vediamo un po'. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, che dite, ce l'abbiamo fatta. Ecco, arrivano i saluti, arrivano, 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 arrivano. Avanti, no? Vediamo, ah, signore mio. Brava gente, mannaggia la miseria. Perché non va? E li facciamo domani sera, che dite? Li facciamo domani sera? No, questo, vediamo che sia andata. Na, 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 na. Brava gente, perdonatemi, adesso arrivano i saluti. Quanta pazienza nella vita, quanta pazienza nella vita. Facciamo una cosa. Vediamo se ci siamo riusciti, aspetta, forse ci siamo riusciti. No. Non si apre, brava gente, vediamo un po'. Oh, questo è questo. Brava gente, non ce la faccio, mi dispiace, volevo farvi i saluti, faccio l'ultimo tentativo, eh. Perdonatemi, perdonatemi, brava gente. Diciamo un'Ave Maria intanto. Che dite? Diciamo un'Ave Maria intanto. Scarica, forse ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Ce l'abbiamo fatta, ah, Signore, ti ringrazio, dai, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po' se va. Ah, non va perché non è legata alle mail. Perché mi dice che sono connessione, non va. Brava gente, li facciamo, perdonatemi, li facciamo. Ci ho provato in tutti i modi. L'email dove ci metto i saluti, scrivo i saluti, stasera non me li si apre lì. Intanto un augurio a chi fa il compleanno, l'onomastico, l'anniversario di matrimonio, poi dopo li rileggo. Un abbraccione e li faccio domani sera, li metto per domani sera, ok? Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente. Forti, forti, eh? Avanti, a morte, sì. Buonanotte, fate i bravi, eh?